Ciao Einer, benvenuto su Spettacolo. Ciao, come spettacolo. Stai? Sto bene, ormai abbiamo rotto questo ghiaccio che c'era ieri sera e oggi siamo qua, ormai ci siamo partiti per questo lunghissimo viaggio. Sono pronto, sono carico. Come vedi la classifica? Sei soddisfatto nonostante la zona rossa? La classifica, come ho detto prima, non è una cosa che guardo, che mi interessa. L'ho saputo quando ero in camera da altre persone. E sì, sono lì, però credo che le cose comunque possano crescere, no? Sempre di più. Io adesso voglio soltanto pensare a fare bene e soltanto musica, non voglio star lì a pensare classifica, preferenze, cioè solo Einar e la musica. Un bel salto per te da Sanremo Giovani ai Big. È un saltone perché comunque il palco dell'Ariston non capita tutti i giorni proprio, no? È un palco dove comunque sono stati tutti i Big della musica italiana soprattutto, cioè. Per me che sono così giovane, essere qua veramente è un passo, cioè, super, no? E posso soltanto che essere fiero. E Parole nuove è il titolo anche dell'album. Dell'album, sì, l'album che uscirà il 15 febbraio. Il mio primo e vero album. Perché comunque sono il tuo debutto. Brani, esatto. E tutti questi brani a me piacciono molto. In particolare ce ne sono due o tre che sento miei proprio per delle varie cose, motivi, e sono super carico, positivo, non vedo l'ora di farlo sentire. E poi dopo si riparte con gli store. Ci sarà un tour l'Italia. Poi dopo gli store, allora farò il tour quello mondiale vinto con Sanremo Giovani, sì. E dopodiché stiamo capendo un po' di cose, no? Vedendo com'è che funziona, come vanno le cose, e se va tutto bene, come sta andando, perché no, magari un tour. Però per ora stiamo ancora valutando. La serata dei duetti con Biondo. Con Biondo, sì, ho scelto Biondo perché siamo amici e gli dà quel tocco di magia, no? Freschezza che gli sa dare lui. A me piace molto, a lui piace molto, al mio team piace molto, quindi non resta soltanto che farlo e vedere cose che ne pensano gli altri. Ma io comunque ci credo. Nell'album ci sono diversi autori che collaborano. Enrico Palmosi, Tony Maiello, Fish, Nicola Marotta e un sacco di altri autori che devo dire grazie perché mi hanno fatto dei bellissimi brani e sono davvero felicissimo. Non vedo l'ora veramente. Se dovessi sintetizzare il tuo Sanremo con una frase, un aggettivo, saremmo 2019 per Einar, eh? Emozione allo stato puro, veramente, ma proprio tanta, perché ogni giorno sono molto caccia, ho questa cosa qua dentro di me, come se fossero farfalle nello stomaco, però credo che sia anche quella che mi fa far bene, no? L'ultima cosa che fai prima di salire sul palco? Penso a tutti quelli che mi vogliono bene. Ieri ho pensato a mio padre, ed credo che sia stata la cosa che mi ha fatto andare dritto. E la prima che fai quando hai finito? La prima che faccio, dico, ce l'ho fatta, tipo ieri ero veramente super, no? Poi io sono un po' autocritico, no? Dico, ma cioè, inizio a chiedere un po' a tutti, ma come sono andato, ho fatto bene, non ho fatto bene, sicuro, non sicuro. Però ieri veramente sono super contento. Bene, ti ringrazio Einar, ci fai un saluto a Spettacolo. Un bacione a tutti gli amici di Spettacolo.